Forse un sacco di volte magari è capitato anche a te di sentirti un po' in imbarazzo, di provare quel maledettissimo senso di vergogna e di dire Madonna, chissà gli altri cosa pensano di me. Ad esempio, entri in un supermercato e ti senti gli occhi addosso, oppure vai ad un party, ad una festa e dici Madonna, chissà che impressione pessima che avrò fatto a queste persone. Sebbene la timidezza sia una cosa che è abbastanza, chi più chi meno, abbiamo avuto o abbiamo un po' tutti, io mi ricordo da bambino ero un timidone, mi mettevo lì in un angolino e stavo, non si direbbe, ma da bambino ero così, mi mettevo lì in un angolino e aspettavo che qualcuno magicamente si interessasse di me, puntualmente non avveniva mai, ecco. Ma in alcuni casi, addirittura dal 6 al 13% della popolazione italiana, pare che soffra di ansia sociale. Ansia sociale significa che non è la timidezza semplice e pura come siamo abituati a conoscerla, che sebbene tu ce l'hai, riesci comunque a fare fronte, a trovarti una fidanzata, a darti da fare, ad avere degli amici, sebbene pochi, pochi ma buoni. No, l'ansia sociale significa proprio che tu hai delle serie, grosse difficoltà a esprimerti e in ogni contesto hai paura che ti succeda qualcosa di spiacevole a livello sociale e quindi, per esempio, hai una sudorazione eccessiva delle mani, le ascelle, ti senti sotto giudizio, soprattutto la persona che soffre di ansia sociale si sente sempre giudicata e giudicata male dagli altri in qualsiasi circostanza. E questo tu immaginati che inferno che può essere, perché indovina un po' la persona che fa. Tende a evitare, mette in atto quelle che noi chiamiamo strategie di evitamento. Evita di uscire di casa, evita di andare lì, evita di approcciare una ragazza e mano a mano che tu eviti diventi sempre più debole, più incapace perché hai sempre di più la conferma che allora veramente sei uno sfigato, eccetera, eccetera. Ora, è un problema che se sottovalutato, se non preso per le corna, è come tutti i problemi d'ansia. Può portare una serie di spiacevoli, spiacevolissime conseguenze. Ne ho parlato all'interno del mio libro Ansia No Problem, e quindi all'interno di questo tu trovi tutta una serie di strategie, di pratiche, di esercizi operativi riassunti nel metodo casa che ti aiutano a venirne fuori. Oggi comunque voglio darti tre semplici indicazioni, semplici per modo di dire, perché poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo il tuo impegno, c'è di mezzo quello che tu riesci a fare, appunto, per riuscire a superare un po' l'ansia sociale e la timidezza, soprattutto se non è a livelli molto elevati. Se è a livelli elevati, il consiglio mio spassionato, non perché lo faccio anch'io come mestiere, ma perché mi sono trovato anche dall'altra parte, è quello di rivolgersi ad un bravo, bravissimo psicologo, psicoterapeuta, mental coach che ti aiuta a venirne fuori con un percorso personalizzato dal vivo oppure online come facciamo qui nello studio Psicovita. Comunque, chiusa parentesi, i tre consigli che ti voglio dare oggi riguardano il primo, il lavoro sulla tua autostima, che sembra un po' la scoperta dell'acqua calda, ma non ci stancheremo mai di dirlo. Se ti senti sempre sotto giudizio è molto probabilmente perché la tua autostima non è delle migliori, e cioè ti consideri tu una persona non sufficientemente adeguata, la stima, la valutazione che tu hai di te non è funzionale. Quindi quello che tu puoi fare è lavorare sulla tua autostima, sul tuo dialogo interiore, su quello che ti racconti, sulla capacità che tu hai di riconoscere e valorizzare le tue competenze, le tue qualità, il modo in cui sei fatto. Secondo consiglio che ti posso darti è vai a fondo, esamina e risolvi il maledetto perfezionismo, quello che culturalmente in generale ci fa dire io devo essere il migliore, devo essere perfetto. E dovrei essere sempre al top, ma guarda lì come mi sono comportato da sfigato, cioè finora hai messo troppo sotto la lente di ingrandimento i tuoi comportamenti e non hai mai considerato che anche tu, come me, sei tra le stelle e le stalle, sei un essere umano mediocre, normale, che non puoi pretendere da te stesso il perfezionismo, devi imparare un po' a mollare, a lasciare andare, a lasciar scorrere il fiume.
Terzo aspetto che ti voglio suggerire, e qui subentra, oltre al mio libro Ansia No Problem, anche il libro del caro collega Gerry Grassi, Autostima Fai Da Te, è quello di trovarti delle esperienze emozionali correttive, cioè delle situazioni pratiche di vita in cui tu ti puoi finalmente sperimentare. Puoi andare a provare e a sfidare un po' la tua ansia. Per esempio, non che vai al party di 500 persone se sei troppo ansioso, ma che per esempio decidi di entrare in un negozio, provarti un vestito che già sai che non comprerai, e poi, nonostante la commessa ti dice ma guarda ti sta benissimo così qua, tu decidi di non prenderlo e di non comprarlo, quindi mettendoti da solo in quelle situazioni potenzialmente imbarazzanti, che però il cui superamento ti dà la possibilità di diventare una persona migliore e di capire che poi non succede niente. Per esempio Gerry Grassi suggerisce vai in un bar e fatti fare un caffè e poi per sbaglio versa la tazzina, versa il caffè sul bancone. E questa è una cosa che sembra una fesseria, ma per una persona che è timida, che è ansiosa socialmente, è di un imbarazzo pauroso. Fare una roba del genere invece ti libera da quell'imbarazzo, perché capisci che non succede niente, il caffè te lo rifanno, è vero? Benissimo, quindi questi sono i miei tre suggerimenti. Quello che posso dirti è, oltre a questo, fatti seguire da un bravo psicologo e leggiti il libro Ansia No Problem, perché lì trovi un sacco di strategie pratiche e operative. Questo già ti può dare molte possibilità di venire fuori rispetto a un problema che è più diffuso di quello che si pensa. E comunque la cosa migliore è passare all'azione, perché, come dice lo sciamano siberiano, se non agisci ti finisci. Ciao, buona giornata e buona vita.